Sul tetto ai contanti e l'inevitabile polemica, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni imbocca la via della mediazione, puntando ad un accordo sui 5.000 euro. Dopo le polemiche anche nella maggioranza sulla proposta della Lega, arriva il compromesso raggiunto durante un vertice a Palazzo Chigi. Ma la soglia definitiva potrebbe essere comunque ritoccata verso il basso. Il provvedimento che il Carroccio sostiene come intervento urgentissimo, che deve avere una corsia preferenziale in manovra, oltre a essere fortemente stigmatizzato dall'opposizione, non era stato interamente condiviso nemmeno in maggioranza. E la stessa Premier, che pure ha sostenuto la necessità di allentare una norma a suo giudizio troppo restrittiva, pare aver espresso perplessità su una soglia così elevata come quella proposta da Alberto Bagnai, vicepresidente del gruppo leghista alla Camera. Anche Forza Italia non ha nascosto i propri dubbi sull'intervento, ritenuto di importanza marginale. Ora, con l'ipotesi di accordo a 5.000 euro, la questione sembrerebbe essere chiusa, anche se non è detto che la cifra sarà poi quella finale indicata nella legge di bilancio.